Però io direi invece che dal punto di vista mediatico la campagna ha avuto successo e in questo caso ha giocato un ruolo importante il fatto che la campagna ha avuto anche, come dire, un ascolto istituzionale a partire dalla risposta che è stata data alla campagna dal Presidente della Repubblica. Quindi c'è una campagna culturale alla quale dobbiamo prestare attenzione, c'è una campagna politica, non è tutto facile, non è tutto facile, anzi è piuttosto difficile. Probabilmente se vi fosse stata la volontà della politica nel corso di questi anni, la legge 91 del 92 sarebbe già stata modificata. Non è così. Noi stiamo, attraverso questa, la prima proposta di legge, quella sulla cittadinanza, stiamo tentando di spingere il Parlamento, non so se ce la faremo, devo dire in tutta sincerità che dalle battute, diciamo, anche in questo governo, mi pare che anche questa sia un'occasione persa, ma noi abbiamo l'obbligo di sperare che non sia così, ecco, di modificare profondamente questa legge. In realtà il progetto di 18 Ius Soli è nato veramente tanti mesi prima della campagna Italia Sono Anch'io, perché io mi trovavo negli Stati Uniti nel 2009 e in quel momento, leggendo un articolo su un blog online, avevo scoperto anch'io per la prima volta che un ragazzo nato in Italia da genitori stranieri, quindi non cittadini italiani, non poteva essere considerato italiano alla nascita, quindi cittadino, come invece avviene in America, in Canada, in Australia, in Inghilterra o in tanti altri paesi del mondo. E mi sono accollato questa voglia di creare questo documentario. Nel momento in cui era stato montato e iniziavano ad esserci le prime promozioni, veniva anche lanciata ufficialmente la campagna di sensibilizzazione L'Italia Sono Anch'io, a cui 18 Ius Soli volentieri ha appoggiato e supportato questa campagna. Ovunque è stato richiesto, ovviamente, tra i vari comitati locali, anzi cogliamo ovviamente l'occasione per salutare e ringraziare tutti quelli non solo che hanno utilizzato 18 Ius Soli, ma che si sono ovviamente impegnati attivamente in questa campagna per questa raccolta firme. Diciamo che l'Italia e gli italiani per molti anni sono stati non aggiornati riguardo ai cambiamenti che sono avvenuti nel nostro paese, quindi si trovano tra virgolette impreparati su molti temi, non solo quelli della multicultura, ma tutti i temi che riguardano generalmente l'innovazione di un paese, del paese Italia, specie se lo compariamo alle innovazioni degli altri paesi che ci stanno più vicini. Sicuramente l'Italia però ha nel suo DNA storico, mi riferisco alla presenza, che ne so, tanto per fare un esempio, dell'impero romano di 2000 anni fa. Noi abbiamo avuto praticamente la culla della civiltà e dell'interculturalismo proprio nella penisola italica, molto prima degli Stati Uniti o di tanti altri paesi, per cui confido positivamente che in questo DNA possa, tra virgolette, colmare questo gap di impreparazione in meno tempo che magari ci hanno messo tanti altri paesi invece a creare situazioni dove le diversità sono più incluse. È un documentario, ma è anche un format, nel senso che noi andiamo in giro per l'Italia in tutti i tipi di contesti. Nelle scuole stiamo facendo tante proiezioni, le stiamo facendo fondamentalmente con un format che non è solo la proiezione del documentario, ma è anche la partecipazione di associazioni locali, di ragazzi di seconda generazione che vengono a raccontare le proprie esperienze. Pochissimi italiani conoscevano questo problema, molti sono convinti che i ragazzi nati in Italia, figli di immigrati, siano cittadini dal primo giorno della nascita, quindi la reazione sicuramente maggiore è quella di stupore. Questo anche tra, sono veramente contento, per me è stata una cosa anche un po' inaspettata, anche tra le persone che magari anche a livello politico spesso sono molto distanti dai temi dell'immigrazione, quindi non lo so, nelle città ad esempio
del Veneto, del Nord-Est, le province di Treviso, eccetera, abbiamo trovato e incontrato tante persone, non solo ragazzi ma anche persone adulte, che di fronte a questa tematica si sono comunque sensibilizzate e sono favorevoli a dare e concedere la cittadinanza a chi nasce in Italia. Quindi è un discorso molto importante da fare culturalmente. Ho reso conto di quante persone in Italia, ma presumo non solo tra i giovani di seconda generazione, ma tra tutti i giovani, abbiano voglia di contribuire alla crescita e alla rinascita di questo paese, e hanno anche voglia di contribuire nel sociale, quindi tantissime persone che sono attive nell'aiutare il prossimo. Approfitto anche per rilanciare i contatti della pagina Facebook di 18 Jussoli, che sicuramente vi potrà essere utile se volete portare il documentario nella vostra città.